La trama è il confine. E l'intreccio è il vivere quotidiano in queste zone. Un confine, questo con l'ex Jugoslavia, che ha diviso ma che non è mai diventato pienamente frontiera per le persone, come è successo invece in altri luoghi. La ballata di Fekonian, cantata da Tranquilla di Prosenicco, l'ultimo paese dell'Italia, conserva ancora tra le sue strofe questo vivere a cavallo del confine. La prima strofa è in dialetto Ponašin e la seconda invece in lingua slovena. La mia ricerca di antropologia visiva era iniziata qualche tempo prima, più a valle, con l'obiettivo di individuare gli elementi che ancora agivano nel processo quotidiano di costruzione dell'identità. Cosa voleva dire per questi ultimi resistenti abitare in queste valli rimanendo attaccati al Kret, allo sperone di roccia in un momento storico importante come la caduta del confine con la Slovenia? Queste pellicole Super 8 non potrebbero esistere se non ci fosse stato chi avesse deciso con coraggio di trasgredire al divieto del cartello. Poi ho fatto una cosa che non avevo mai fatto perché è proibito fotografare. Era proibito in quella zona. Ho tirato fuori la macchina fotografica, il maresciallo si è voltato e non mi ha più visto. Liva, Albin, si ja Karla ke čakaram. Si pre ta stupida po. Kako je to je ta, lijepo? Daj, daj, daj tu. Leo je te male kuće, un zruku ume. Ma voi ume, so se deše pate. Le registrazioni su bobina sono in grado di restituire delle conversazioni tra chi rimaneva in paese, donne e bambini, e chi emigrava. Per questo le ho chiamate audiolettere. Kako Liva, Albin. E lì per preagna te io, io mi ho prosito se scuso, perché sti crea che si bia, sono zona sprovvista o pen. Questo modo di far viaggiare la voce su nastro in dialetto Ponašin rappresentava una sorta di evoluzione della scrittura. Sono una zona scomoletiana o sti crea. E musico ta chiesto ciò, sta no, radio, transistor. Non siamo mille puniti con un nostro vino. Questi documenti preziosi, a distanza di anni, sono in grado di restituire la varietà del dialetto del Torre nella sua forma meno contaminata, rispetto alla situazione attuale di ibridazione con prestiti e calchi dal friulano e dall'italiano. Vodo che ancora dopo patoca. Nas parve Marta. 1961. Molati ucieloste malinkle in vore, a zapo tehnici zapriti spekta vukonic. Inile ucieloste malin in vore le kle, inje posluvat, poslušita.
Rosuno trasera, vuole la cena. Guido, microfono. Guido, no tu rode che mi povidete pre, Guido, non riesci, tu le mi povidete me. A che tu stoi da fammi di satchile circa? Da stoi quarture. Da quarture? La ricerca in queste zone è il risultato di tre incontri. Il primo è quello con questi materiali audio e video che ci restituiscono questo mondo perduto, fatto di agricoltura esercitata in piccoli fazzoletti di terra su un pendio, di allevamento di sussistenza e di commerci nei capoluoghi come Nimis e Tarcento. Luoghi di scambio, ma anche di contatto di lingue e persone. E venivano al marchiate e mi contavano a Tarcint e i furlan si spietavano misdi per contrattare il fen o i lens che avevano tirato. Perché se non arrivavano a vendere avevano di tornare a portare la roba in montagna, no? Oppure tu sei un sclavo. L'espressione furlane, tu sei un sclavo, vuol dire tu sei un incivile, un maleducato. Secondo me veniva definita sclavade che espressione di sé, che il comportamento che aveva sclav, che tu non tu capivi. Mi sono subito affascinato vedendo la realtà della Valle del Torre. 13 paesi con meno di 1000 abitanti, nel solo comune di Lusevere, e un dialetto parlato soprattutto esclusivamente da donne, mentre gli uomini parlavano o il friulano anche o lo sloveno, perché o emigravano a cercare pane a Jesenice oppure andavano ogni sabato a portare derrate a Tarcento. Mi servivo della mia conoscenza del dialetto, della storia, del friulano, per parlare con la gente come si conviene parlare con la gente. Quando sono stato assunto in RAI, il mio superiore diretto mi dice: Mercù, abbiamo finito una serie di ripetitori lungo tutto il confine statale fra Italia e Jugoslavia. Cosa possiamo fare per far ascoltarci di più oltre il confine? E io ho proposto di fare una raccolta di tradizioni, canti, musiche popolari in tutta la zona dove vive la minoranza slovena in Italia, cioè nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. E questo per una semplice ragione. Visto che per la politica jugoslava del momento loro non vedevano o non volevano vedere oltre il confine, anch'io non volli varcare questo confine. Il secondo incontro è con gli oggetti che sono stati usati, rattoppati, creati e poi raccolti da Tilio, un collezionista di San Mardenchia, paese sopra Tarcento. Tilio ha camminato per mestiere le valli del Torre come guardiacaccia. Questo suo peregrinare l'ha portato a fissare l'attenzione sugli oggetti che prima del terremoto erano di uso comune, ma soprattutto sulle memorie legate a quegli oggetti.
Tiglio ha raccolto le cose, le storie, i modi d'uso, le memorie che rimangono attaccate agli oggetti costruendo il suo museo. Comore facile, no? I più giovani, ma una volta che venivano a studiare, per fare per esempio che lì il Salarin, tal sempre il Sala, il Corozzo, il Fiarno, e venivano a studiare, comunque venivano a farlo, che lì è le coniche, no? Non è cilindrico. Come ecco, quelli che si era d'ora dal campanile, quelli la porta dal campanile, a studiare, cioè, come l'hanno fatte. E il fiar, che al tempo, non è a plan come si era d'ora normale, ma è a curtiel, in butte lì non trusto arge, cioè si rompe la sierra d'ora. Cioè, ho vinto a imparare di ogni top, se si osserva, ho vinto a imparare. E c'è molto che lui ha studiato, ma qualche volta che lo faceva non costava il tempo, no? Poi una giornata, una settimana, come ho chiesto di pagare magari il quarto d'ora, ma a volte nel tempo non costava. E allora e provavi e tornavi a disfare, tornavi a fare. Dopo i tocchi che si vedono quasi qui, sono cose... che roba lì mi sta? Disegni da stomi per scoprire. Alla battuta, le snu. E dopo torna il nufamiere, alla tornata ribatte nuf. E si è stato maravigliato, ma ci muove, lei. Alla fermata, mi si è il primo nuf. E dopo la ribatte, perché ribatte ogni minuto, un minuto dopo. No? Quel che lo ha fatto, il primo che lo ha fatto, che non sai a cui che, alla deve fondare il sentimento. Perché lì l'hai fatta a mano, l'hai fatta a lemme, l'hai fatta a fusione, l'hai fatta a studiarlo, perché lì se si sbaglia un po' più di un millimetro, tutto il macchinario si sbalza. No? Per me il più grande importante è che lì. Allora si batte, poi si batte un quarto, due quarti, tre quarti, e poi batte sopra. Il terzo momento d'incontro che ha guidato questa ricerca è quello con gli informatori che si sono rivelati fin dal primo momento non dei semplici informanti, ma dei partner nella ricerca. Quello che si è svolto tra noi non è mai stata una semplice intervista, ma un dialogo. Erano loro a detenere la verità e che quindi di volta in volta mi aiutavano a entrare e a tradurre i loro mondi. Se so biubila di bosfrosila, tuoi casina zana sveta Maria, le prosi svoi casina, le prosi buga zana smerie uslicinas. In questa zona si parla, ma ancor di più si parlava, il dialetto del Torre, Tersconarece, che confina a nord con il dialetto resiano e a est con il dialetto del Natisone. A ovest e a sud il dialetto del Torre confina con un'area romanza, friulanofona e italianofona, realizzando un'area di complesso contatto linguistico. In questa parte dell'alta Val Torre esiste solo uno dei 12 mesi ha un nome originale e questo nome originale è Zhetniak, che ha
un correlativo nel friulano sisilador per il mese di luglio, il mese delle mesi. Le valli del Torre, rispetto alle altre due zone slovenofone, sono rimaste spesso a margine degli studi di linguistica e di etnografia. Ed era questo uno dei motivi che mi avevano condotto qui. Il dialetto della Valtorre si è posto sul primo piano della ricerca linguistica quando il professor Rado Lencek della Columbia University di New York ha diffuso la notizia che all'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo c'era un enorme complesso lessicologico chiamato Glossario del dialetto del Torre, rimasto manoscritto dal 1903, anno in cui Baudouin de Courtenay aveva consegnato insieme a migliaia di altri documenti all'archivio di questa Accademia. Cernieu, Cernieia di Nimis, si può considerare un paese esemplificativo. Vi si può infatti riconoscere ancora la presenza di una complessa stratificazione amministrativa, etnica, rituale a ridosso dello stesso confine. L'abitato è diviso in due da un modesto ruscello, la Lagna, Reca. Una divisione che è figlia dell'antica distinzione giurisdizionale tra i due rami della famiglia Savornian. Provenienza slovena per antichi e chi ha implantato la loro lingua. Ma però era furlane prima, furlane, fino al punto di l'antichivo e le sloveno, dopo le furlane. Cernieu de Sora e le furlane. Ah. Cercare furlane, loro non sono sloveni. E Cernieu de Sora in visit? Cernieu de Sora e furlane e sloveni. Vici d'oi? Il confine, stabilito dal corso naturale della Lagna, segnava durante la distribuzione della setemine il diritto di spartizione di pane e di vino a chi aveva pregato il defunto della famiglia offerente. Qui passa un'ipotetica linea che mette in contatto due universi linguistici. Chi veramente o vinge l'inquintri dall'Oriente e dall'Occidente, per mio conto. E io mi chiatti tantissimi svolti spropite spiazzat dal ciri di capì. Ecco, queste int. Non tu arrivi mai a fare la fotografia, nel senso che non tu hai i criteri, ecco, per conoscere e per giudicare. Osi a dire che chi Freud si ferma sulla Tor, non arriva a cadicare. Da questa località passò anche Baudouin de Courtenay, il linguista polacco che curò la prima edizione critica del manoscritto di Cernieu, Cernieschi Rocopis, il più antico documento in lingua latina, italiana venetizzante e nella forma dialettale del Torre. Questo quaderno della confraternita di Santa Maria Maddalena, che aveva sede in questa chiesetta a Cernieu di sotto, è uno dei documenti più straordinari e più antichi delle varietà linguistiche presenti a metà del 400 in queste zone. È conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale perché l'ultimo possessore, Carlo Podrecca, amico e protettore di Baudouin de Courtenay, lo donò alla biblioteca del museo nel 1903. Nello stesso anno, a migliaia di chilometri di distanza, anche Baudouin fece dono all'Accademia di San Pietroburgo di un esemplare del Catapan di Cernieu. È un libro di lasciti scritto in tre lingue, che è in grado di restituirci l'onomastica, i nomi delle persone legate alla confraternita e la toponomastica, i nomi dei luoghi. Kunieč, Dobrižin, Plašigoj, Kandit, Tuš, Bobera, Generola, Blažut, Skotar o Kotar. Cronaca della guerra dei friulani coi germani. Giovan Battista, proprietario del castello di Cernieu, racconta delle rivolte contadine scoppiate durante il Giovedì Grasso del 1511. Dirò dei Nui,
ai quali il castello nostro di Cerniocco fu depredato e ruinato dagli nostri massari del loco medesimo, dei quali alcuno non era che debitor, non ne fusse de più de 5 fitti, e oltre quello da noi accomodati e aiutati in ogni loro necessità. Fu ruinato per alcuni de nimis, dei quali alcuno non era che non fusse molte volte beneficiato. Erano molti de loro, nostri massari e amici, se de villani amici si debba essere. Forse desiderorno con la morte nostra loro debiti pagare, furono per avventura li celesti segni che tali influenze sopra la terra spariscono. Allora un nebuse dentro, allora lei vedente sempre e riserva che il posto, con cuore in piccolo, no? Lei vedente e alberla vedente, venite a chiare il posto, venite a chiare lo, che se no che ha un crepe, che non potrebbe venire fuori. E come ogni volta vanno a chiare lo porti fuori lì. E se lo sentiva per la fila d'iglesia, che come con quello tiri che aveva fuori. La canzone era pasclata, pust, pudiela sento, pust, diela il modello che sa sturtieste. Che sarebbe, faccio io il lavoro per farli mangiare. E lì alberlave. E alleluia, venite a chiarmi. Alberlave, prendete me pugni. Pasclava. Sì. Dove è tutta pasclava l'ere? Vali lu! Venga chiarli mi pust, venga chiarli mi! E dicevi, no, ma pasclav, pust, pride me pugni. Allora pasclav. Sì. Che ne more state clenute, che non può stare dentro i pugni. La città di Tarcento è stata un centro di irradiazione e di anche di concentrazione culturale molto importante alla fine dell'Ottocento. E qui arrivavano personaggi non solo da tutta Italia ma anche da diversi paesi dell'Europa, si incontravano, si scambiavano i loro giudizi in merito appunto alla situazione culturale del momento e interagivano, diciamo, in quel sistema che oggi diremo multiculturale. Anche perché all'epoca, a differenza di quanto sta succedendo oggi, la interdisciplinarità era la base della cultura e della preparazione scientifica degli individui. E quindi un Vaudouin de Courtenay, che qui poneva regolarmente la base per le sue esplorazioni sia a Resia che nella Valle del Torre, intratteneva rapporti con Giovanni Marinelli, Olinto Marinelli, con Luigi Ermellini, con il Malignani. Era una città, insomma, ricca, fervida, elegante. E Ermellini, che era stato un sostenitore, ammiratore di questa intelligenza, aveva fatto grandi cose insieme al Malignani,
era stato promotore e attore di iniziative che avrebbero potuto fare di Tarcento la capitale industriale del Friuli. Per esempio, non so, la chiusa di Crosis, la centrale di Ciseris, la meccanizzazione dei mulini, la elettrificazione di Tarcento, la prima in Italia e la terza in Europa, 1888, e poi il cascamificio dove si curava il ciclo completo della lavorazione della seta, per cui il Marinelli sostiene che è il migliore di quelli esistenti. Luigi Marmellini era un uomo generoso e illuminato perché, a differenza di altri che sfruttavano, aveva la tendenza a sfruttare la manodopera, gli operai, invece li aveva muniti di tutti i comfort, per esempio bagni pubblici, uno spazio aziendale, un collegio per le ragazze, un asilo nido. Cose di cui si favoleggia tuttora, e poi neanche avesse presagito la caduta di tutta queste belle speranze, e muore poco prima, no, della caduta di Caporetto, e quindi si chiude proprio un'epoca. Ecco che piano piano si insinua anche in questa zona, come in tutta Italia, chiamiamolo irredentismo, che purtroppo coincide a sua volta con una ostilità dichiarata e sempre più forte nei confronti, della slavità, vista come un grande pericolo. Noi sappiamo che tutto questo porterà poi al fascismo, all'intolleranza dei fascisti anche nei confronti non solo di tutti i dialetti, di tutte le lingue minoritarie, compreso il friulano, e solamente Pier Silverio Light, con la fondazione della Società Filologica Friulana, riuscirà a preservare da questa omologazione forzata la lingua friulana. Io sono nato a Trieste, sotto il fascismo. A 11 anni presentai il moschetto a Benito Mussolini, che parlava male degli ebrei in Piazza Unità, e ricordo che mio padre mi disse prima: tu sei Balilla, domani vi chiamano e vi fanno andare tutti in Piazza Unità, dove parlerà il Duce, tutti dovranno gridare Duce, 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 e tu fa finta di gridare. E questo è stato l'inizio dell'educazione politica di mio padre. Sloveno al 100%, cui la gran parte o quasi tutti gli amici sloveni erano scappati da Trieste per cercare rifugio in Jugoslavia, e lui non voleva, perché ha detto: se vado anch'io non resta nessuno. In casa sentivo parlare mia madre sloveno con la lavandaia, con la donna del latte, ma con noi si parlava solo in triestino. Perché se uno di noi due, mio fratello e me, avessimo detto a scuola: a casa parliamo sloveno, i genitori avrebbero immediatamente perso il posto. Baudouin comincia ad essere vittima di questo sentimento antislavo, che lo porterà a scrivere un articolo in occasione del congresso di Cividale del 1899 per ricordare per un centenario di Paolo Diacono. In questa circostanza Baudouin appunto parlerà della parola slavo, spiegando come non derivi da schiavo, sclavus, e come il pregiudizio aveva fatto intendere, no, con falsa etimologia, ma che semplicemente derivava invece da slavu, che voleva dire tutt'altro, cioè glorioso addirittura. Mi pensi mio padre che dice: ma come l'idea che sono tristi gli sclavi? Al disere: ma papà, non tu io conosci, non tu sai, eppure, ma se tu vieni via di casa, di là sei più contento, mi diceva, no? Ecco il pregiudizio. Alle par non conosci, un giudizio, là che tu squalifichi che l'altro, ti sparagna appunto la fattura di là inquintri, di cirì plan plan di conoscerlo, di confrontati e via in devanti.
e Poirins, bisogna dire il vero, che se no di una banda ho ben ricevuto come un confronto con l'Italia, si si rifà sui class. Lubiana, anche durante la Repubblica Socialista di Jugoslavia, è sempre stata considerata dalle minoranze slovenofone la capitale morale a cui guardare. Molti studiosi, dopo un periodo di formazione nelle scuole di Gorizia e Trieste, dove si insegnava lo sloveno, decisero di cercare un'opportunità professionale oltre confine. Così successe per Milko Maticetov, etnologo di rilievo internazionale, che racconta delle prime lezioni di sloveno impartite dal professor Kaczynski al seminario di Gorizia e poi degli inizi della sua ricerca nelle valli del Torre. Nel suo rapporto tra lingua e dialetto era molto interessante. Lui ci diceva: quando avete dei dubbi, chiudete per un momento gli occhi e pensate come direste questa cosa nella parlata di casa vostra. Volevo mantenere il contatto con la mia regione nativa, col mio Carso. Trovavo sempre delle cose, delle pietre, dei recipienti usati e li trasportavo qui a Lubiana nel mio giardino, nel mio piccolo Carso. Nel 40 invece ho scelto, d'accordo col professor Cronia, scegliere come punto di ricerca la riva destra dell'Alto Torre, con posto stabile a Pradielis. L'Istituto di Etnologia Slovena è sempre stato uno dei luoghi dove fare ricerca significava, prima di tutto, riconoscere che le comunità di lingua slovena fuori dai confini nazionali erano dei laboratori straordinari per studiare l'evoluzione del cambiamento. Questa pratica di ricerca, a metà degli anni 50, trovò una sua formalizzazione nel sodalizio di Alpes Orientales, che riuniva folcloristi, linguisti e geografi provenienti dalla nostra regione, dall'Austria e dalla Jugoslavia. La loro intenzione era di fare ricerca da una parte e dall'altra del confine, lavorando sulle sopravvivenze determinate dal comune sostrato etnico-linguistico. Il nostro istituto è fondato nel 1934 e già hanno detto di fare le ricerche su tutta l'area etnica slovena, senza i confini, di ieri, di oggi e di domani. I nostri rapporti con i colleghi italiani sono più o meno ideali. La Slovenia ha 2 milioni di persone, non più, ma abbiamo 16 gruppi dialettali. E c'è anche il proverbio: Vsaka vas ima svoj glas, ogni paese ha la sua parlata. Per quanto riguarda la lingua, anch'io ho subito tutte le vicende del dopoguerra. Ricordo come quando ero giovane mia madre a Udine, mi ha portato a Udine, mi pare in una piazza principale, lei un po' per provocarmi, perché sapeva che io avevo già cominciato a risentire dalla scuola che frequentavo, mi parlava nel dialetto sloveno di Blatiski, se io mi vergognavo stavo qualche metro dietro di lei. Parlare già oggi, dire anche oggi che la nostra parlata è slovena o dialetto sloveno è una cosa troppo forte, non accettata. Per cui tanto hanno lavorato nei nostri confronti che per nasconderci, quando ci chiedono cos'è che parli,
po našem, che significa secondo il nostro modo di esprimerci. Non si poteva dire parliamo il dialetto sloveno del Torre, non era ammissibile. Le persone che però sono ad esempio all'estero, Francia, Germania o anche Belgio, vengono sul territorio e parlano la nostra lingua come nel passato e sono orgogliose. Un bagno di aria. Ciao Emanuele! Ciao! La base probabilmente è lo sloveno, insomma, però il nostro dialetto noi non ci capiamo nemmeno, Caporetto, cioè ci capiamo. Facciamo fatica a parlare, facciamo fatica a capire. Loro non si riconoscono fradis, neanche telenghe. E ansit, non si capisce, ma se tu mat, non si capisce. Per mio conto, bisognerebbe assolutamente, in diocesi, ve un vichiari per minorancis. Un che si interessa di far presente al centro il modo di pensare, il modo di vivi, il modo di crodi di queste int. La bussade de Scrooge, cos'è più, non sai quanto è nasciuta, però è morta qualche anno prima del terremoto. Io ho ieri lì a Monbiarte e resonando con Pre Arturo Blasutto e resonando con Don Renzo, ho ben pensato di tornare a richiappare questa tradizione che ieri è biele. E dall'81 ho ben tornato a metterle su. In che consiste la tradizione? La Trinità sono tre persone differenti che fanno unità. Ieri è la convivenza dai differenti, no? E il Dì de Trinità, i paesi, de montagne, si chiatin lì, prima abusin la croce di Monviarte. Ecco, dopo e fasin la processione propiziatoria, come un'erogazione a Tor de Glesiute, benedinti i quattro direzioni dal mondo, no? Gesù poklicao je množico in svoje učence, ter im rekel, če hoče kdo priti za mano, naj se odpove sam sebi in vsak vzame svoj križ ter hodi za mano. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Dopo si fa la messa e tal'offertori e offrisce un piore, un cavret. La tradizione antica era l'offerta dell'agnello all'offertorio che poi veniva venduto in cambio di generi o macellato per i poveri della comunità. Il Comitato delle Sette Ville è nato, penso, nel 77-78, adesso la data precisa non lo so. Comunque, diciamo che è una riorganizzazione effettuata fra le ville slave, cioè diciamo dalla parte montana del comune di Tarcento, l'ex comune di Ciseris, dopo che già nel 76, fine 76-77, i paesi di Sedilis, Coia e Samardenchia si erano riuniti in un coordinamento per poter avere i prefabbricati in loco, perché il progetto iniziale era quello di portarci tutti in mega strutture nella piana. Diciamo. Il nostro progetto del Troi de Memoria è nato diciamo, negli anni 85-90, guardandoci in giro, Samardenchia di una volta non c'era più. E allora si iniziava a pensare cosa possiamo fare per ricordarcela noi innanzitutto, per far vedere anche ai nostri figli e a quelli che venivano da fuori com'era il paese di una volta, la sua struttura, la sua anima, perché cadendo i muri cadeva anche diciamo, questa incrostazione di storia che c'era con loro e una struttura anche proprio sociale. Facciamo qualcosa di illustrativo che tutti possano vedere, che tutti possano anche fare, cioè nel senso che chi di Samardenchia voleva impegnarsi in questo progetto poteva farlo. E abbiamo cominciato a pensare, a catalogare, ad accumulare dei documenti storici, testimonianze orali, poi a testimonianze scritte.
ed abbiamo sviluppato questo progetto. Allora in San Martenti c'è una squadra che va in maschere e anche di me c'è le maschere che io non dai ca. E allora lo faccio volentieri perché sono giovani, nevore, volontarosi che hanno passione e sono già 10 anni che fanno le mascherate a Carneval. Inaugurata la compagnia aerea come un gai, un nome e una garanzia, ore e ore di ritardi. Tutti ritardi e la cena in curie. Così che siamo ardenti, e alla sagra. Ma come Zizi? Ma neanche il paese giusto. Scusi, ma... Sì. Pui, bes, ai pua. Eeeeh! Una bella social card per i pensionati come te. Per spese di ogni dì. Bravo! E dopo che la pensate a fare? E poi dopo, quarta roba, una compagnia aerea super veloce, no come la vita. Sì, come trova, bravo! Yes, we can! Senti le tre slogan. Io ti sarai, fai del tuo vento il tuo vanto. Secondo me i Slavs, i Slovens, tal vivi la religione o gli orientai, prima di tutto bisogna rifarsi a cemut che vivi in loro come persone. Per mio conto, in quel mondo lì, la persona non è decolata, distaccata dal gruppo e fa parte sempre dal gruppo, perché fuori dal gruppo è, dal punto di vista sociale, morte. Proprio perché la persona è piccole rispetto alla realtà, prima rispetto al gruppo e dopo rispetto alla realtà. O hai qualche femmine che di fur, no? Magari non come furlane, ma anche di fur, di altre regioni, e hanno sposato un di lassù. Difficoltà! Che mai, anche dal punto di vista del matrimonio, sarei tu la sabbia della domenica nel momento che si chiattino insieme, no? E non è mai a chiesa! E io gli dico, benedette femmine, se tu l'hai sposato lui, l'hai disposato tutto il paese con lui, perché lui ha letto dal paese, non fuori dal paese. Comunque la differenza grande che c'è tra le prediche e i catechismi sta nel fatto che le prediche riflettono, diciamo, in buona parte la parlata locale, perché d'altra parte il sacerdote doveva farsi comprendere dagli ascoltatori. Viceversa, i catechismi risentono molto dello sloveno letterario, perché gli estensori di questi catechismi era un vanto poter scrivere in una lingua letteraria. Io ho conosciuto personalmente l'ultimo prete sloveno che ho trovato in tutta la zona del dialetto del Torre, Don Angelo Spegogna, che mi diede dall'archivio della chiesa di Platiskis alcuni volumetti che portai poi per salvarli dalla distruzione. Lui stesso mi ha detto: sono l'ultimo prete slavo qui,
dopo di me non ci sarà nessuno, difatti. Ho raccolto l'unica melodia nota finora, e altre non se ne riceveranno, troveranno più, di un canto tan dol tece vodaraina, lì giù scorre il fiume Reno, un canto che i pellegrini sloveni di tutta la Slovenia cantavano quando ogni 7 anni andavano a piedi a Aquisgrana, ma col protestantesimo questi pellegrinaggi cessano ben presto. Quindi ho raccolto un canto che veniva cantato sicuramente prima del 1519. Sì, noi in realtà, tranne che per quanto riguarda la Chiesa, naturalmente non si è segnato mai lo sloveno nel comune di Taipana o prima del comune di Taipana da secoli a questa parte, ma questa non è che sia stata, questa era una mancanza, non è che era un dato positivo, perché credo che in Italia, con tutti i dialetti della lingua italiana, se non si fosse segnato mai l'italiano, chiaramente gli italiani non si capirebbero tra di loro, credo che sarebbe stato difficile per un veneto capire un siciliano, capire un calabrese. Per cui che se si conoscono dei dialetti della lingua, credo che sia indispensabile anche imparare la lingua madre. Questo ruolo, come dicevo, l'ha svolto in un certo senso solo la Chiesa fino a 40-50 anni fa. Dopo finite rosari, che si diceva rosario ogni sera, allora mio nonno cominciava, siamo spieli, tu quarto rosari, fin a Norbu, a Nosvito Mario, antibu a veduscizze, che su sleda si chisse, od nasce parantato, buoni beschi, aspetta, buoni beschi, signora, no? Poplicite orna pas, un boas orna boas veterai, se on eba le bedegne boa razio prositesanas. Calundi prega per noi. Mia madre sapeva le preghiere in sloveno. I canti in sloveno, le preghiere che cantava, i canti che cantava erano al 99% sloveni, non erano dialettali. No, e noi negli ultimi 40-50 anni non abbiamo imparato nulla, non abbiamo imparato niente. Le comunità delle Valli del Torre hanno saputo, dopo i cambiamenti epocali da cui sono state investite negli ultimi anni, costruirsi una salda continuità con il passato attraverso l'istituzione a Taipana della scuola bilingue italiana-slovena e con una capacità di accoglienza che solo chi si è sentito diverso sa mettere in gioco per continuare ad esistere. L'emigrazione, la dispersione del patrimonio agropastorale, la discesa in piano degli abitanti nei centri più grandi, tutto questo ha provocato lo spopolamento di questi piccoli paesi di montagna. Da qualche anno, però, si è registrata un'inversione di tendenza legata alle iniziative di qualche amministrazione comunale e di qualche privato che ha deciso di fare delle scelte coraggiose. Qua, se si vuole popolare questi paesi, bisogna portare avanti soluzioni concrete, e una delle possibilità concrete è quella di quel movimento di popoli che è in atto da una decina d'anni e che interessa il nostro territorio. Per cui credo che agevolare
l'insediamento di queste nuove famiglie, di questi nuovi popoli, che sia nell'ottica dell'interesse della nostra comunità. Noi siamo aperti a queste problematiche nel limite della nostra possibilità. Avevamo delle case di proprietà comunale, quindi abbiamo approfittato a mettere a disposizione nuove famiglie e ad affitti piuttosto ridotti. Sì, naturalmente capisco bene tutte le polemiche che ci sono in corso nei confronti di questi arrivi esterni. Sì, noi non siamo per qualsiasi arrivo, siamo per arrivi di famiglie regolari, autorizzate, per famiglie che vogliono venire a lavorare, sì, che si vogliono inserire nel contesto del territorio che viviamo e quindi che contribuiscano allo sviluppo della comunità. In particolare nelle frazioni di Montaperta, dove avevamo più case comunali, e come dicevo, abbiamo fatto venire nuove famiglie con risultati, mi pare, positivi. È chiaro che qualche incidente di percorso può esserci, ma credo che l'esperienza sia largamente positiva. Non solo per la nostra iniziativa, per l'iniziativa anche dei privati che hanno affittato delle case, però è un dato di fatto che non si può nascondere che le scuole comunali di Taipana, sia l'elementare sia la scuola materna, esistano perché sono arrivati questi nuovi arrivi che forniscono, cioè, circa il 50% degli alunni, più del 50% degli alunni di provenienza esterna. Senza di loro le scuole sarebbero chiuse. I migranti in genere vengono dall'ex Jugoslavia, in genere quelli che abbiamo fatto venire noi. La maggior parte sono stati di questa origine, ma certamente questi arrivi sono più conformi a quella che sono la cultura e la tradizione qua del nostro comune. Per questioni, ragioni culturali e anche per ragioni, se si vuole, di tradizioni anche religiose, sono molto più vicini alle nostre tradizioni che non altri.